Buongiorno a Ciao a tutti. tutti. Terzo e ultimo giorno nella nostra bellissima Parigi. E questo è l'outfit che Gabbo ha scelto per il terzo giorno. Sì, tu hai la mano più lunga. Ah, No. scusate, ma pesa e... Ok. Questo color Sarebbe sabbia, bello. con questa camicia blu, la cravatta bianca. E io sono abbinata quasi, perché il mio non è proprio un color sabbia. Non sei proprio Non è che parla bravissimo. dritto. Ok. E volevo farti vedere, non posso inclinare Volevi il farmi vedere, telefono. sono così. Questo completino preso su Shein con Non c'è la camicetta l'opzione bianca. inclina il telefono. Non c'è l'opzione inclina il telefono, Se non avevo voglia di cercare le guide di Parigi online, volevo fare un po' più improvvisata, tipo scialla. no. Sì, perché è tutto molto improvvisato, eh. L'unica cosa programmata, diciamo, era ieri ed era Disneyland, che è stata la giornata più bella della nostra, almeno della mia No, vita. anche per me. Ci siamo divertiti un sacco, solo che non siamo rimasti fino alla chiusura, perché verso le 7:30 stavamo morendo letteralmente di freddo. Perché voi dovete capire che qui fa freddo, cioè non è Più che come in altro che Italia. oltre a far freddo c'è vento, tanto Tanto. vento. Quindi, Ieri poi, sole non ce n'era. esatto, io avevo poi la sciarpina di Nightmare Before Christmas. Gabbo comunque aveva la sciarpina Ci hanno barra cappello lasciato di un Sullivan. libro. Non Cos'è? so. Mini enciclopedia? Oddio, non si capisco Comunque, niente. sta di fatto che Ah, spiega anche stavamo. le lenti, convergenza. Ah, ma che carino, i fusi orari, le note. Lo lascio qui e lo prendiamo. Ma no, l'avrà dimenticato qualcuno, amore. Lasciamo qui? Eh sì. Vabbè, lo lascio qui perché tanto lo sto prendendo. Comunque faceva troppo Aspetta che... Mi tieni il borso, che sta cadendo. troppo freddo e siamo poi Vieni. venuti a casa. Comunque, oggi, l'abbiamo detto, molto improvvisato anche qui. Abbiamo 2 o 3 mete però molto carine da Guarda, qui c'è visitare. un grattacielo. Sì, Vedi? Gabriele. Gabbo non sa molto tenere in mano questo Ma sai bastone. che io ho i polsi che si infiammano subito, No, pesa. non è una questione di polsi, è una questione proprio che tremi. Tieni. Vabbè. Tremo, ho male ai polsi, quindi questa cosa Allora, comunque questo cos'è pesa. questo parco gigante? È il cimitero. Ah, siamo al cimitero. Questo qua è l'ingresso. Dicono che sia molto bello da vedere. Io taglio sempre Gabbo, sono troppo bassa. Però adesso lo vedremo. E io Tra stavo l'altro guardando oggi che tutti i tetti hanno le canne a fumare, quello là c'è proprio i piomboni, i tuboni in acciaio. sono molto belli qua i palazzi, i tetti e tutto qua. E un'altra cosa molto bella di Parigi è che è molto pulita. Non ci sono cestini, quasi per niente in mezzo alla strada, però è veramente molto molto Sì, in molto linea di pulita e ben tenuta. massima è pulita. Comunque, è solo una cosa molto molto importante che oggi quello che vi possiamo dire è che vedremo sia Notre Dame, ci Questi sono un siamo po' portati a spappolati. mano. Sì, li abbiamo presi a Disneyland solo da portarci via, solo che poi stamattina abbiamo fatto colazione solo con un caffè e non li abbiamo mangiati, quindi ce li siamo portati e ce li mangeremo durante il tragitto. Ah, io ho Comunque. scoperto che ci sono i negozi che per 5 euro al giorno ti lasciano, cioè a bagaglio, puoi lasciare le valigie lì. Quindi l'abbiamo lasciata in sta zona. Ho lasciato anche lo zaino visto che pesa e la valigia, e torneremo a prendere più tardi. Sì, così facciamo tutto un giro e poi torniamo a prendere prima di partire. Comunque, io volevo dire che vedremo sicuramente il Notre Poi Dame. c'è il Pantheon e la casa di. Io non ho detto apposta solo 2 cose per non spoilerargli il nostro Vabbè, tragitto di oggi. allora togli l'audio in quelle due parole. No, ormai l'hai detto e va bene. Comunque, anche oggi siamo di perlustrazione e non lo so, boh, ci godremo questo ultimo giorno a Parigi prima di rientrare a casa. Però adesso andiamo a vedere questo cimitero qui.
Volevo semplicemente fare un appunto su questo parco perché è qualcosa di veramente stupendo. Cioè, non so se avete fatto caso dalle riprese, ma questo parco è pieno di sedie, sedioline, panche, vedete, messe totalmente a caso. La gente viene qua e si rilassa. C'è chi prende il sole, c'è chi legge. Ognuno si fa i fatti propri ed è bellissimo. Certo, io non si deve quasi sentire l'imbarazzo a dormire, a stare Sì, davanti agli altri, e ma sono tutto invece così normale. qua è E la gente come. sembra così tranquilla. Sì, anche i bambini giocano tranquilli, a nessuno interessa di quello che realmente tu fai. Pensano semplicemente agli affari loro ed è una cosa. Oh, quante castagne! Ed è una cosa bellissima. Io credo che se avessimo un parco così in Italia. Ma soprattutto perché, ripeto, ci sono un sacco di sedie. Perché a Torino, a parte i giardinetti pubblici e il Valentino, parchi verdi, non ce ne sono. No, poi qua ci sono anche un sacco di statue, un sacco di monumenti. E ripeto, sta cosa delle sedioline mi ha spiazzata perché non me l'aspettavo. Sono banalissime sedie di ferro messe un po' letteralmente a caso, sparse per tutto il parco. Ed è una cosa bellissima. Comunque, apro e chiudo parentesi, fa un freddo. Sì, non volevo dirlo per essere monotono, ma Fa fa freddo. freddo. Cioè, veramente ci vorrebbe il cappottino perché si gela. Cioè, A Torino quest'area è abbiamo passato la ghiacciata. settimana con di nuovo 40 gradi ad ottobre. Qua venerdì, sabato, che giorno era? No, venerdì si stava bene, ieri si congelava, oggi fa freddo. C'è tanta aria qua a Parigi. Perché Tantissima. a Torino quando fa freddo perché è soprattutto umido e puoi metterti anche 40 vestiti, il freddo penetra. Qua fa freddo Qui perché tira un'aria. l'area è letteralmente Se vedete le ghiacciata. Ma foglie, tira vento basta ghiacciato. vedere i miei capelli. I tuoi no perché sono legati, ma i miei sì. Siccome fa freddo, ci siamo fermati a prendere una calamita per noi e Gabbo si è preso la sciarpina. Fai vedere, Ho amore. freddo. Sembra un uomo molto intellettuale. Ci manca soltanto il cappello, però lui ha la testa troppo grande e non ci sta. Ah, loro non hanno visto comunque la ripresa completa. Guardate. Ma cosa vuol dire? Numero di bagagli autorizzati, due accessori e due da cabina. Due a mano? Più due da cabina. Questo non te lo so dire. Non è bellissimo, è molto Ma sono intellettuale. abituato a fare le Da notare anche le scarpine, tutte eleganti. Speriamo di riuscire a convertirlo. Però dai, quanto ti senti bene vestito così? Dici cose così. Ah, un bagaglio da scrivere costa 55 euro. a timone? C'è anche il fazzoletto, se non l'avete notato. Guardate che meraviglia. Paesaggi stupendi. Thank you.
siamo davanti alla Torre Saint-Jacques, vedete? Questa qui. Ci tenevo a vederla perché qui, proprio qui, prima che venisse costruita la Torre di Saint-Jacques, è stato sepolto Nicolas Flamel. No, non c'entra niente con Harry Potter, perché... Oh, si è sempre tagliato. Vabbè, non c'entra niente con Harry Potter, perché comunque è stato un letterario alchimista francese del 1300, però ci tenevo proprio a venire qua proprio per questo. Tant'è che io pensavo ci fosse una sottospecie di insegna o non so, il bustino, però non c'è. Gabriele ha chiesto alla guida e la guida ci ha confermato che sì, è stato sepolto qui. Vabbè. Anche se è strano, perché in realtà se conoscete bene la storia, diciamo, c'è una leggenda intorno a Nicolas Flamel che sostiene che la tomba fosse vuota, cioè che letteralmente quando andarono ad aprire la tomba di Nicolas Flamel, perché sapete che è sempre legato tutto intorno alla pietra filosofale proprio perché era un alchimista, la tomba è vuota, però se è stato sepolto qui la vedo dura aprire una bara sepolta, a meno che proprio appunto non fosse tanto tempo fa, parliamo ovviamente del 1300 quando è nato Flamel, quindi boh, diciamo che la storia di Nicolas Flamel è ancora avvolta dal mistero sia della sua vita e della sua morte e sia proprio della pietra filosofale. Ma il tour di Nicolas Flamel non finisce qua, perché adesso andiamo a vedere dove abitava Nicolas Flamel. Oggi hanno costruito un ristorante, giusto amore? Così dice Google, vediamo. C'è un ristorante alla casa, però c'è tanto di insegne e tanto di etichetta sul muro e già che sono a Parigi, prima di andare via, non posso non vedere dove alloggiava Nicolas Flamel. Perciò andiamo. Però, prima tappa fatta. Sappiamo che è sepolto qui, non sappiamo bene come, non sappiamo bene quando, ma sappiamo che esattamente in questo punto dove siamo noi è stato seppellito il più grande alchimista della storia. Quindi ogni cosino che spunto è mini gargoyle. Finalmente siamo arrivati alla casa di Nicolas Flamel ed è, non lo so, un'emozione indescrivibile per gli amanti come me di questo alchimista famoso. Come vedete sopra ci sono tutte le incisioni, ma la particolarità delle incisioni sulle colonne tra le porte e le finestre sono ancora più spettacolari. E tra le due finestre c'è proprio una placchetta con su scritto casa di Nicolas Flamel, datato il 1407 ed è stata restaurata la casa nel 1900, quindi tutto questo probabilmente era di sua proprietà. Sì, era sposato, Nicolas Flamel aveva una moglie, cioè guardate, io non lo so, potrei mettermi a piangere da quanto sono contenta di vedere questo. Eh sì, ci sono degli appartamenti, adesso ci hanno fatto un ristorante con una stella Michelin, tra l'altro presa nel 2003.
Rendetevi conto, però sono la persona più felice di questo mondo al momento. Allora, Ciao a tutti. il nostro viaggio a Parigi è ufficialmente finito, si sta concludendo in questo esatto momento, infatti siamo sull'aereo che tra un po' partiamo per tornare a casa. Però è stato un viaggio veramente molto bello, vero Molto bello. Scusate, ma non sento niente da qui perché c'è il rumore del motore. Non so quale sta parlando piano. amore? Vabbè. Comunque, devo dire, riassunto di No, Parigi. aspetta, possiamo anche farlo una volta arrivati a casa volendo. No, adesso un attimino, prima il tempo. Così a casa non dobbiamo fare niente, visto che vorrò andare a dormire. Giusto, arriveremo a casa tipo per l'una, una cosa del Comunque, genere. riassunto di Parigi per me, il cibo è buono. Oggi abbiamo mangiato buffet perché eravamo distrutti, non voglio digerire troppo, a Buono impazzire. però È come comunque buffet. buonissimo, roba cinese davvero di qualità. E c'erano i macaron sono qualcosa di spettacolare, In generale uno di peggio Parigi trovo dell'altro. che certe zone siano molto pulite, altre un po' meno, e che la gente sia molto gentile, altre un po' meno. Quindi Questo secondo me la conosco. leggenda dei francesi ultra dipendeva da uno come si pone, effettivamente c'è chi è all'antica che ti urla dietro, chi è È che è molto, veramente gentile. molto gentile. Ma in realtà come tutto il mondo, penso. Comunque sono stati tre bellissimi giorni pieni, anche se il mio giorno preferito è stato indubbiamente Disneyland, ma questo già lo Anche il mio. sapete, anche il suo. E niente, ragazzi, quindi noi ci vediamo nel prossimo vlog, ci rivediamo poi a casa. Vi lanciamo un bacione grande grande, adesso noi partiamo e niente, ciao a tutti. Ciao a tutti!